Annyeonghaseyo! Annyeonghaseyo! Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di fare un video unboxing perché mi è arrivato un pacco molto molto speciale, una limited edition da Pinalli, e sì, e sto parlando del calendario dell'avvento. Tra l'altro questo è il mio primo consistente calendario dell'avvento che ricevo da un'azienda. E siccome so che a voi questi video piacciono tanto, ho deciso di farvelo vedere, spoilerarvi cosa potreste trovare all'interno, cioè cosa potrete trovare all'interno nel caso vogliate acquistare anche voi questo enorme calendario. Appunto, per essendo una limited edition non la troverete sempre. Questo video ovviamente non è sponsorizzato, sapete che comunque quando ricevo i pacchi PR dalle aziende sono tutti pacchi in regalo che loro mandano per farmi provare le novità e parlarvene se nel caso mi piacciono i prodotti. E siccome questa limited edition, come vi dicevo, io non avevo mai ricevuto un calendario dell'avvento, quindi la prima volta che proprio apro un calendario dell'avvento così power, ho pensato che poteva essere un video informativo molto carino per le novità che troviamo sul mercato in questo periodo del 2021. Quindi io inizierei proprio ad aprire questo calendario dell'avvento, sperando che non mi caschi niente appena l'andrò ad aprire. Una lettera da Hogwarts. Ciao Gloria, sei pronta a diventare l'étoile del beauty? Il nostro calendario dell'avvento è disponibile su pinalli.it e nei nostri beauty store. All'interno 25 sorprese esclusive in collaborazione con i migliori marchi. Prometteci che aspetterai dicembre per aprire le caselline. Ma ovviamente no! Comunque questo, ho visto sul sito, costa 330 euro ed è scontato al 70%, quindi lo pagherete 99 euro per questo calendario dell'avvento con 25 sorprese esclusive. No vabbè, guardate l'apertura quanto è carino! È molto carino. Ok, quindi abbiamo lo schiaccianoci, il valzer dei fiocchi di neve, 1, 12 dicembre, 13, 25 dicembre. Ok, io mi aspettavo fossero delle caselle vere e proprie. E oh wow, solo delle... wow! Tiriamo fuori il primo cassettone. Da metterci anche la skincare non è male. Lo riutilizzerò. Hanno diviso tutti i mini pacchettini numerati, ovviamente, per riuscire, per cercare di farci aprire il calendario dell'avvento uno alla volta. Primo pacchetto, casella numero 1, hanno messo l'Instant The Puffing Eye Mask di Face D. Io li conosco, li ho utilizzati, li utilizzo. Cioè, forse li ho già finiti perché ho un sacco di prodotti per la skincare che tendo ad accumulare per poterli usare poi senza problemi, senza dire ah no, non posso vedere l'effetto che ha. Io accumulo magari anche tanti patch dei brand per poi vedere effettivamente in un mese se li utilizzo ogni giorno o ogni due giorni l'effetto che fanno. Perché se ne utilizzo solo un paio e poi non ho più niente di quel tipo di prodotto, non riesco a vedere effettivamente che cosa fa quel prodotto. Se non ricordo male, ho finito questi qua della Face D. A me Face D piace tantissimo come brand, ho notato miglioramenti quando ho utilizzato i loro prodotti, quindi non vedo l'ora di provare questo che ha fatto apposta per le borse sotto agli occhi, quindi è The Puffing. Ah sì, adesso mi ricordo, l'avevo provato anche con la mia amica Jo, perché un giorno ci siamo videochiamate ed entrambe avevamo le borse gonfissime. A me non capita mai di avere le borse gonfissime perché ho la pelle molto sottile e solitamente non si gonfiano, cioè ce le ho molto nere le occhiaie, ma non si gonfiano. Sarà che avrò dormito male, sarà che invece magari faceva ancora caldo e quindi mi ero gonfiata anche per, non lo so, i liquidi, non lo so. E fatto sta che anche lei aveva lo stesso problema, ci siamo incontrate il pomeriggio per fare merenda insieme con entrambe le borse sotto gli occhi mai avute. E quindi ci siamo messe tutte e due questi patch qua e ci erano piaciuti, ci avevano fatto proprio sgonfiare le borse. E fa un effetto proprio lifting. Nella casella numero 2... questo concentrato al latte, concentré de lait, concentrato di latte per il corpo. Sei già aperto, amico? Sì, è già aperto. Oh, che profumo. Ma de che stiamo parlando? Ma ha un profumo buonissimo. Tra l'altro io l'Occitane non l'ho mai provata. Ne ho sempre sentito parlare bene, ma non l'ho mai provata. E, cioè, tipo afrodisiaco. Afrodisiaco. Penso che lo finirò subito perché me lo spalmerò ovunque. Che carina, la casella numero 3 che cosa ci nasconde? Ah, la stavo aprendo dall'altro lato. Beauty Blender di Pinalli Pro Expert. La piccolina e la super piccolina. Ma che carine, ma poi sono stramorbide. Wow, ma no, io questa qua non la uso. Ma si adatta ad ogni spazio. Poi appunto bagnandole aumentano un pelo di volume. Super utili. Siamo pronti per aprire la casella numero 4, che contiene anche questo un tubettino di qualcosa di Dermalogica. È l'Active Moist. L'unica cosa è che non capisco come i prodotti vanno utilizzati, cioè, essendo senza pack esterno, pack secondario. Vorrei tanto capire come utilizzare questi prodotti, andrò a cercare su internet. Io la marca anche qua, Dermalogica, non l'ho mai provata. È la prima volta che la vedo, ne sento parlare. L'ho già vista in giro ma non ho mai avuto modo di provarla. Lasciate stare raga le mie unghie, sono tristissime, lo so. Però niente, proverò questa e vi saprò dire. Ora apriamo il 5. Un rossetto. Wow. Oh mio
bisogno di un rossetto di MAC. Tra l'altro un colore bellissimo, Bated Breath, numero 408. Ma veramente spaziale. Questo è quello che c'è nella casella numero 5. Andiamo ad aprirlo perché io sono stracuriosa di scoprire il colore. Wow. No raga, è bellissimo. Bellissimo, direi di provarlo subito. Così, senza specchio. Ha una texture molto morbida, abbastanza scrivente e con un finish lucido. È molto idratante. Solitamente non metto mai queste texture perché tra la mascherina, tra il fatto che io mi tocco spesso la faccia, a passarmi per sbaglio le manate sulla faccia, quindi lo trascinerei in giro. Nel video sembra molto eccentrico, vi assicuro che tipo in fotocamera qua è tranquillo, non è così boom, sparaflescius. Vabbè, l'ho messo un po' così, però siate buoni. Senza specchio, come sempre io farei le cose. Molto bello il pack di questo rossettino qua. Vi ricordo che appunto è nella casella numero 5, si chiama Bated Breath numero 408 ed è un Love Me Lipstick di MAC. Ritorna dentro la casella, ovviamente, perché io poi li rimetterò tutti dentro e ogni giorno farò, oh mio Dio, una nuova casella. Siamo pronti per aprire la casella number 6 e questa sembra un po' più consistente. Infatti, io non l'ho mai provato, quindi sono molto contenta di averlo ricevuto e di provarla. Mi piace tanto lo stile di Cleo perché si avvicina molto al mio. Diciamo che anche lei è molto attratta all'esoterismo, minerali, cristalli, occhio della veggenza, tutte queste cose qua. Questo qua si chiama The Moon ed è un illuminante vegano e cruelty free. Guardate che bello, guardate com'è proprio illuminante. Lo proverò subito. Molto rosato, per il mio incarnato, perché adesso ve lo... Questo è il pack esterno. Molto bella la scrivenza, lo sento come texture molto morbido e setoso. Oh, adoro il fatto che ci siano le pagliuzze strafini. Non è neanche tanto rosa. Lo so, dovrei applicarlo col pennello, ma come sempre qua si fa tutto un po' così a casa di Gloria. Bello, molto bello. Guardate com'è naturale. Approvata, questa sarà nella casella numero 6. Che bello, non vedo l'ora di provare anche questo brand. Apriamo la casella numero 7 e scopriamo al suo interno gocce magiche abbronzatura senza sole, ultra rapida, naturale, tutto l'anno. Queste sono delle... è un concentrato autoabbronzante, effetto ultra rapido per il viso. Avevo già provato delle gocce simili per il viso che abbronzano appunto l'incarnato per qualche giorno, e non di Collister però, quindi non sono un amante degli autoabbronzanti, semplicemente perché come vedete sono bianca. Sono in realtà un amante dell'abbronzatura perché a me piace il mio incarnato, semplicissimo, e non mi piace stravolgermi e vedere, cioè, allora, nel senso, ci sono dei momenti in estate in cui mi abbronzo e divento doratina, ambrata, perché io poi quando mi abbronzo divento rossa e poi ambrata. Ho un bel colorito, lo ammetto, me lo dicono quando mi abbronzo, ma stai da Dio, stai bene, perché non ti abbronzi di più? È che a me non piace vedere la pelle poi dopo, quando arriva l'inverno e tutti... cioè, capito, che sta per andarvi... Preferisco rimanere bianca, cadaverica, così almeno non ho delusioni. E non lo so se lo proverò, ma magari lo farò provare a qualcuno a cui piace questa cosa dell'abbronzatura, dell'autoabbronzante. Apriamo la casella numero 8 e qui troviamo di Shiseido. Oh! Ma pensa te, quello che vi ho fatto vedere nel video precedente degli unboxing, l'Altimmune Power Infusing Concentrate. Questo che è un siero che io sto amando, tra l'altro ve lo volevo segnalare perché l'altra volta abbiamo fatto l'unboxing e ve l'avevo fatto vedere appunto proprio nello specifico mentre aprivo il prodotto dalla scatola. Ma guardate che carino il mini size, ho avuto modo di provarlo per più di una settimana perché poi sapete che alterno anche la skincare e vi giuro, ho visto proprio la pelle già, come diceva, in 3 giorni super super tesa e rimpolpata, quindi anche questo straconsigliato, mi è piaciuto molto. Sono contenta di avere anche una mini size perché sono comodissime quando, che ne so, magari passi delle giornate fuori, delle nottate fuori, la mattina hai bisogno del tuo kit da skincare e questo è molto comodo. 9. Oh, cosa sei? Ah, ma che comoda! Queste sono sempre utili. Poi nera, vai sul sicuro con Gloria perché sai che... a me piace il nero ed è una fascia per capelli che potete utilizzare quando dovete farvi la skincare. Oh, thank you so much, you're so pretty. Numero 10, apriamo anche il 10, vediamo che cosa si c'è là dentro. Diego dalla Palma Kajal. È una matita occhi, penso nera classica. Utile, stra utile, sì, nera classica. Che mina, ragazzi. Super mina, super scrivente, molto molto bella. Sfumabile e penso che poi dopo appunto si fissi anche.
carinissima, poi così estraibile, bella, che non dovete neanche stare a temperarla. Molto molto comoda, io le uso tantissimo, soprattutto quando faccio questo tipo di look. Vabbè, oggi mi sono anche truccata molto molto leggera, non ho messo ciglia finte né niente, perché ero di fretta, che ho partecipato a un evento di IT Cosmetics stamattina. In realtà c'era da provare anche un po' di cosa di skincare, però mi sono già mi ero truccata e via. E solitamente, dicevo, quando faccio l'eyeliner tendo a mettere anche un po' di casual nera verso da metà verso l'esterno, per andare a creare questo cat eye e quindi, insomma, andare ad enfatizzare, a rendere un po' più da gatta lo sguardo, la parte esterna dello sguardo. Ogni volta le casual sono sempre un po', penso che nessuno sia amante delle casual dure, con la mina dura, e faccio fatica a trovare quella che proprio si fissa e non sbava. Quindi anche questa, stracuriosa di provarla, sperando che non sbavi. Adesso vediamo, lasciandola asciugare. 10, voto 10. 11, apriamo la casella numero 11, il vincitore è... Oh, io amo i profumi in mini size, e questo è uno dei profumi preferiti che ho tipo comprato più volte. È un profumo buonissimo, adesso ve lo apro. Oh mio Dio, che carino, guardate! No, vabbè, troppo bello. Qui ce n'è un botto, eh. Comunque ce n'è tanto di profumo. Si svita o si stacca? Non so come si... Upsi. Oh mio Dio, quanto è buono. Mi sta riportando alla memoria una gloria che a volte è meglio lasciarla nel passato. Ma questo brio di non lo so, questa è proprio di pulito. Il Chloé è uno di quei profumi che in tanti usano, è strafamoso perché sta bene a quasi tutti, devo dire. Non è un profumo molto che richiede chissà quale pelle, ecco. Passiamo alla numero 12. Ah, qua ci sono due cose. Sono di Puro Bio, abbiamo una matita labbra e un rossetto. Io Puro Bio non l'ho mai provato. È un brand che conosco ma che non ho mai provato. Questo è un color mattone rosato. Mi è proprio rosata questa. Oh, molto portabile, visto e rivisto. Però bello, bello, perché funzionano sempre queste colorazioni. Anche questa molto morbida, molto più scrivente di questo qua di MAC, che sta anche sbavando. Però sempre con un finish un po' cremoso, ecco. Non magari sheer come questo, però c'è lucidino, però cremoso sempre. Oddio, mi arrivano le vampate del Chloé. Bene, abbiamo finito il primo cassetto, non c'è più niente. Andiamo ad aprire il resto dei pacchetti, che penso siano anche un po' più succulenti, perché più ci avviciniamo ovviamente alla fine del calendario dell'avvento, immagino che abbiano messo cose turbolente, capito? Siamo pronti, eh? Sì, lo siamo o non lo siamo? Oh 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 oh, Adeligere. Qua vediamo che cosa ci riserva il futuro. Siamo arrivati al 13, giusto? Sì. Infatti i pacchetti sono un po' più grandi questi. Questo qua è il numero 13. Zago! Zago invece ha deciso di inserirsi nel calendario dell'avvento di Pinalli con il siero nutriente all'olio di jojoba e la vitamina E. Oh no, ho rotto il pack. Sono carinissimi i pack di Zago, perché hanno questo cartoncino pastelloso colorato. Infatti è l'apertura. Ma che carino, guardate! Proprio cucciolo. Questo è il prodotto che sta all'interno del cartoncino. E questo è il siero. Per restaurare, diciamo, rivitalizzare la pelle mentre dormite. Perfetto da usare la notte per un ricovero a pieno e avere appunto la mattina un bellissimo glow. Quindi mi avrete sul vostro viso. Apriamo il 14, questo è un po' più piccolino di pacchetto. Oh, Neve Cosmetics, ma io non pensavo che Pinalli avesse Neve Cosmetics. Io ignara di tutto ciò. Hanno messo ombretti vodka e nowhere, color anche qua carne rosato. Molto carini, sembrano molto carini. Mi ispira tantissimo, cioè questo tipo mi ci farei un bagno di illuminante. 15, casella numero 15, anche questa molto grande. Bello che hanno scritto un po' i numeri e un po' a scritte a lettere. E... no vabbè, ma hanno anche Airburst. Io sono... scioccata, scioccata! Hanno anche Hairburst, sapete che è uno dei miei brand preferiti di capelli. Io amo Hairburst, cioè oltre tipo ai prodotti di Aveda che usano i miei parrucchieri su di me, Hairburst è proprio magico. E c'è all'interno della casella 15 il Volume and Refresh Dry Shampoo, quindi lo shampoo secco che vi dà anche volume e vi rinfresca la cute. Molto comodo anche questo da tenere in borsetta se volete darvi un po' un tono, se avete un po' i capelli piatti e volete volumizzarli e togliere un po' di sebo. Che bel calendario dell'avvento!
Apriamo la 16 invece, che è questa qua più piccolina, una mini size di Estée Lauder, un Advanced Night Repair. Questo qua è sempre per la notte, da utilizzare la notte, che è tipo riparatore. Esatto, complesso multiriparatore sincronizzato. Questo qua è il prodottino, non so, io non lo conoscevo. Sono sempre mini size che porterò con me, tipo per quando mi capiterà di aver bisogno di un kit di mini size per la skincare, anche per il makeup, perché veramente con questo calendario dell'avvento avete tutto per il viaggio. 17, ok, questo numero è uno di quei numeri, adesso vi faccio molto ridere. Capita a volte che quando mi preparo, io mi metto davanti allo specchio e simulo come appaio agli occhi degli altri, tipo parlando. Sapete, no? Quando vi sistemate e poi fate la prova. Ok, sorridete, ok, va bene. Io faccio sta cosa qua e dico sempre, inconsciamente, faccio 17, sottovoce, faccio tipo 17. Non lo so perché, ho un deficit nel mio cervello. Non è neanche un numero che c'entra qualcosa con, che ne so, la mia data di nascita, la data di nascita di qualcuno. Non lo so perché mi metto davanti allo specchio e dico 17. Magari invoco i demoni, perché poi sono davanti allo specchio. Oh mio Dio, che paura. Nella 17 abbiamo la Smiling Eyes di Goovy. Anche questo brand non l'ho mai provato, sono molto contenta di provare un contorno occhi perché serve sempre. Questo qua idrata e leviga e contiene l'acido ialuronico, ha tre pesi molecolari, l'esapeptide che agisce sulle rughe di espressione e il fitocomplesso di acidi grassi idrolizzati da oli di mandorla, borragine, lino e oliva, fonte di omega 3 e 6 e di vitamina E. Cioè, insomma, è proprio un concentrato di benessere per i vostri occhi, quindi favoloso, proverò anche lui. E appunto anche Goovy come brand non l'avevo mai provato. Casella numero 18. Ma dai, ma che belle sono le mini size. La Glam Glow Insta Mud. Questa è molto divertente da fare, ma adesso ve la faccio vedere da vicino. Questa qua è una maschera per il viso istantanea. Praticamente è tipo, se non ricordo male, è violetta. Voi la andate a stendere sul viso e in 60 secondi agisce, quindi mi pare che si gonfi, si diventa tipo tutta bubble ed è fatta apposta, sì esatto, diventa tutta bolle ed è fatta apposta per minimizzare i vostri pori, quindi perfetta prima di fare make up, di truccarsi, vi va a minimizzare, a lisciare la pelle, a piallarvela in 60 secondi, quindi non avete neanche lo sbatti di dire non ci voglio di fare la maschera, mi devo truccare, devo fare spiccia. Avevo fatto anche i reel, ai tempi non c'erano, un mini video sul mio Instagram mentre la utilizzavo nel formato normale. Molto contenta di avere la mini size anche con me. Pacchetto numero 19. Anche Mesaud ha partecipato e abbiamo un Matte Romance nella colorazione 616 barocco, che come vedete è molto simile perché ovviamente questi sono i colori autunnali più gettonati di sempre. Oh, questo qua è un po'... Oh, sembrerebbe molto più opaco. I rossetti Mesaud a me piacciono molto. Questo era quello di prima, questo qua è un po' più aggressive. Però come vedete è meno sheer degli altri. Anche questo qua si è abbastanza seccato, si è fissato. E niente, quindi approvo anche questa scelta di colori e brand. Pacchetto numero 20. Oh, della Biotherm. Un lip balm. Adoro. Sapete che io ho una malattia per il lip balm? Questo qua è un semplicissimo lip balm che va ad idratare le vostre labbra in modo molto molto power, perché qua dice che è proprio levigante e se avete le pellicine ogni 3x2 come la sottoscritta, molto comodo, vi può salvare la vita. Siamo quasi arrivati al termine, apriamo la 21 Vittoria Grande Baldoria. Che skill ha? Corriere? Pronto? Ciao, sei fuori? Nella casella numero 21 Vittoria Grande Baldoria invece c'è uno struccante di Clinique, il Take the Day Off Makeup Remove per occhi, ciglia e labbra, quindi mirato proprio per riuscire a struccarvi anche il makeup più power, perché è un'acqua che va proprio a sciogliere tutto. Carinissima anche questa mini size. Vado ad aprire il corriere, arrivo. Quindi dicevamo, casella numero 22, mi sa tanto che è una crema. Beh, ci sta. Oh, Ultra Facial Cream di Kiehl's. Questa è una crema famosissima di Kiehl's. Se la mette a fuoco ve la faccio vedere, eccola. E questa è, mi sa che il formato non è il mini size, ma è il formato, cioè, classico. Penso, perché è veramente tanta. Questa è per il giorno, 24 ore di idratazione, molto leggera come texture. E ha all'interno la glicoproteina glaciale, quindi dovrebbe essere proprio per avere un look molto healthy, molto sano. La 23.
Oh, Mulak, mi sembrava strano non vedere niente di Mulak. Hanno messo la eye pencil nella tonalità Shiva, che è quella nera, se non sbaglio. Anche questa, grazie mille, perché le ho finite e io adoro Shiva. È la matita nera occhi top per eccellenza. Io con questa ci ho fatto un sacco di look, la utilizzo solo come eyeliner, tipo così come ho fatto oggi questo, e lo sfumo per poi applicarci sopra anche l'ombretto nero e fare sempre quel gioco di sguardo, così mi canta. Perfetta anche per under eye, e quindi non preoccupatevi perché con questa non vi sbava niente. Casella numero 24, siamo quasi alla fine. Ton 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 ton, Nabla Miami Lights, la palette glitterata, che bei colori. Ma che bella. Io mi sono persa un po' di uscite, honestly. Ma raga, ma che lusso. Nabla, ma che packaging bellissima. Tutti questi favolosi glitter. Conviene utilizzare sempre un prodotto che aiuti a enfatizzare questi glitter e a fissarli allo stesso tempo. Però questi sono, se ve li metto a fuoco, ecco, questi qua sono gli swatches, per quanto mi è possibile fare gli swatches dei glitter senza base, però molto molto scintillanti. Si possono anche utilizzare, secondo me, tipo come punto luce, picchiettandoli sopra l'occhio. Tipo adesso lo farò così, tipo tutto. Tu, così. Ho provato anche questa scelta di inserire questa palette di Nabla all'interno, bellissima. Ah, vi dico i nomi partendo da qua, andando in giù. Muses, Aries, Scorpio e Firmament. Numero 24. Siamo pronti per l'ultimissima casella, quindi il giorno di Natale. Voi troverete... questi fantastici dischetti per gli occhi che potete refrigerare e utilizzare proprio come... che carini! I classici cuscinetti che mettete appunto nel frigo e poi dopo li piazzate qua e fate... oh, che bello! Perfetti per chi ha appunto, anche come dicevo prima, le borse che spesso si gonfiano, o poco prima di truccarsi per andare a dare un po' di brio al vostro viso. Potete utilizzarli anche qua, insomma, questi qua li refrigerate e poi li utilizzate, li piazzate dove volete. Non c'è brand, quindi penso che li vendano proprio anche da Pinalli. E niente, questo qua è quello che troverete il giorno di Natale. Queste erano tutte le caselle. Quanti bei prodotti, sono molto contenta di questo pacco. E fatemi sapere se questo unboxing del calendario dell'avvento vi è piaciuto. Purtroppo per adesso ho solo questo di calendario dell'avvento da farvi vedere, tra l'altro quest'anno come primo anno. E non so, magari me ne arriveranno altri, ve ne farò vedere altri. Spero che questo video un po' così vi sia piaciuto. Io come sempre vi aspetto nei commenti e sugli altri social per continuare a fare i pazzi insieme e messaggiarci. Vi voglio un sacco bene, ci vediamo al prossimo video. Ciao!